A questo nostro secondo e ultimo per ora appuntamento sul tema della prostituzione e su come esso viene affrontato in Europa. Cominciamo con delle piccole informazioni tecniche, in qualunque momento sarà possibile rivolgere domande ai nostri relatori e nostre relatrici utilizzando il tasto DR che trovate sotto tra i comandi, scrivendo la vostra domanda e anche il nome. Del relatore a cui intendete rivolgerlo. Gli ultimi 20 minuti circa saranno dedicati proprio a rispondere alle vostre domande. Ora un brevissimo riepilogo di lunedì scorso, quando abbiamo visto le due diverse e opposte normative vigenti in Svezia, dove è in vigore dal 1999 il modello cosiddetto nordico o abolizionista, e in Germania dove è invece in vigore il modello detto regolamentarista. Tali normative sono state illustrate da esponenti di Parlamento e di Governo dei rispettivi Paesi. Il video dello scorso appuntamento sarà a breve reso disponibile per chiunque lo desideri. Qui ricordo solo brevemente cosa si intende per modello abolizionista e per farlo mi servirò delle parole di Iroco International, che ringrazio per il fattivo aiuto prestato alla realizzazione dell'evento odierno. Il modello abolizionista, spesso anche conosciuto come Sex Buyer Law o modello nordico o svedese o equality model, decriminalizza le persone prostituite, offre loro servizi per favorire l'uscita dalla prostituzione e riconosce come reato l'acquisto di sesso allo scopo di ridurre la domanda che alimenta la tratta di persone per sesso. Tale approccio, che riconosce la prostituzione come una forma di violenza contro le donne, è stato già adottato in Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda del Nord, Canada, Francia, Corea del Sud, Irlanda e più di recente in Israele. Lettonia e Lituania stanno valutando la possibilità di adozione del modello. Oggi ci occupiamo quindi di, della Francia e del nostro paese, l'Italia. La Francia, come abbiamo visto, non è l'ultimo paese in ordine di tempo ad aver implementato il modello abolizionista. L'ultimo, infatti, è la Repubblica d'Irlanda, dove la domanda di sesso a pagamento è stata messa al bando nel marzo 2017. La Francia, però, è un paese che sentiamo storicamente e culturalmente vicino a noi, per tradizioni, costumi, vicinanza geografica e linguistica. Per questo motivo abbiamo ritenuto che l'esempio francese sia davvero di grande interesse per il nostro approfondimento. Nell'immaginario collettivo, infatti, la Francia, con la sua capitale Parigi, è il paese dell'amore, il paese del bacio alla francese, un paese con una solida e strenua difesa della tradizione laica. Di certo non pensiamo alla Francia come a un paese bigotto o sessuofobico. Lo stesso termine bordello, pensate, viene proprio dall'antico franco provenzale bordel. Eppure la laicissima Francia, dal 2016 ha messo al bando la domanda di sesso a pagamento, adottando il modello abolizionista. Come e perché sia stato compiuto questo passo, con quali misure e quali risultati ci verrà spiegato dagli illustri relatori e relatrici che seguiranno il mio intervento e che vado ora ad introdurre. Oggi abbiamo con noi Maude Olivier, già deputata dell'Assemblea nazionale francese e relatrice della legge del 2016. Poi ascolteremo Hema Sibi, coordinatrice per le relazioni istituzionali di CAP, Coalizione per l'Abolizione della Prostituzione, e infine Frederic Boisat coordinatore dei programmi destinati ai sex buyers o acquirenti di sesso della Fondazione Shell. In Italia sappiamo che abbiamo dal 1958 in vigore la cosiddetta legge Merlin, che è di stampo abolizionista in quanto ultimo tra i paesi europei, approvando quella legge, il 20 settembre 1958 vennero chiuse le case di tolleranza. Dove migliaia di donne venivano costrette come schiave di Stato a offrire i loro corpi in omaggio ad una tradizione che non aveva altro fondamento, se non in una pervicace macroscopica, lacerante disuguaglianza di genere. La senatrice Merlin, unica donna eletta tra decine e decine di senatori uomini, si batté per dieci lunghi anni per dar seguito a quel comma che lei stessa volle fosse inserito nell'articolo 3 della nostra Costituzione, laddove si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ebbene, quel senza distinzione di sesso fu proprio lei che caparbiamente volle fosse specificato quando, insieme ad altre 20 donne elette, fece parte dell'Assemblea Costituente. Eppure, solo da poco ho scoperto con orrore, per quanto fosse piuttosto immaginabile, che quando si dice che nel 1946 si svolse il primo suffragio universale e il voto venne esteso alle donne, in realtà si dice una cosa falsa. O parzialmente vera, perché con il decreto legislativo luogotenenziale del 1 febbraio del 45, in cui si estendeva appunto il voto alle donne, venivano in realtà escluse le prostitute per decreto. Le prostitute non avevano diritti politici ed erano quindi ufficialmente delle subumane. La battaglia della senatrice Merlin, sola, in un'assise di uomini, fu titanica. È per questo che siamo veramente felici che l'11 maggio scorso a Palazzo Madama sia stato finalmente inaugurato un busto che la ricorda. L'assenza della prima donna eletta al Senato, che tanto fece per i diritti delle donne e di tutti i più fragili in genere, era veramente un'assenza intollerabile. Nel corso della cerimonia è stata anche presentata la riedizione dei discorsi parlamentari di Merlin divenuti negli anni improbabili e ristampati dal Presidente Casellati su sollecitazione della dottoressa Rosa Oliva, richiesta cui ho avuto l'onore e la gioia di farmi portavoce. E a Rosa Oliva, che è qui in ascolto, proprio in questo momento va il mio più affettuoso saluto. Prima di cedere la parola ai, alle relatrici e ai relatori, Voglio quindi condividere con voi un breve estratto di quei momenti emozionanti in cui Angelina Merlin è tornata in Senato. Prego la regia di mandare il piccolo contributo video. Grazie. Che oggi è davvero una bella giornata perché Lina Merlin torna a Palazzo Madama. È un momento davvero importante per questa istituzione che ha fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Prima allora, di tutto, giustizia sociale, appunto vero? E poi capacità da parte della bassa di potersi governare da sé, perché se noi guardiamo le rivoluzioni che ci sono state, prendiamo le grandi rivoluzioni, è vero, bisogna che la classe che, do, che aspira a dirigere la società, questa classe abbia la coscienza del proprio essere e abbia la capacità di dirigerla anche economicamente. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione dei suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria. È un volume molto ampio, come si vede, che raccoglie gli atti parlamentari della senatrice, che nei suoi dieci anni di attività ha seguito i lavori qui al Senato con un impegno e un grande valore ha portato in queste aule i diritti, non solo le donne, i diritti sociali, l'attenzione ai più deboli, l'attenzione al lavoro. Tutti i cittadini della Repubblica sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di censo, di, insomma di religione, eccetera, certo. tutte quelle belle cose. E allora io proposi questo: mettete anche senza distinzione di sesso. Allora qualcuno rispose: Ma ah, si intende quando si dice cittadini, si intende tutti i cittadini, anche le donne? No. Dico perché nella, nella proclamazione dei diritti dell'uomo fatta dalla rivoluzione francese c'era precisamente questa clausola, vero? Come dite voi, così precisa. Però. Fino a pochi anni fa c'è stata sempre una differenza. Le grandi donne che hanno fatto la storia non vanno dimenticate. Credo, se posso, che ci fosse stato anche nel tempo magari un tentativo di, di dimenticarla un po' per via di quella legge controversa che invece ha liberato le donne da una schiavitù ignominiosa. E quindi finalmente oggi è qui tra noi. Mi sembrava doveroso questo piccolo ricordo della cerimonia dell'installazione del busto della senatrice Merlin. La regolamentazione mira a garantire l'uomo ad usare della prostituzione senza pregiudizio per la propria salute e permette ad un certo numero di meretrici debitamente autorizzate si illudano di godere della protezione ufficiale. I cinici aggiungono che è la valvola di sicurezza senza la quale ogni donna onesta non potrebbe ritenersi sicura in casa propria né altrove contro le impellenti necessità degli uomini. Sono le stesse irragionevoli ragioni che i regolamentisti di oggi hanno tratte dai ferri vecchi del passato, non solo nel nostro paese meridionale, ma anche in tutti i paesi a clima caldo, temperato e freddo, nei quali si è discusso, come da noi, la legge sull'abolizione della regolamentazione. So, signori, di aver sollevato un problema che per pudore o ipocrisia o indifferenza l'opinione pubblica lasciava nell'oblio. Un problema che il tempo risolverà completamente, ma che richiedeva pure un inizio. Qualunque sia l'esito di questo dibattito, esso non sarà stato vano. Queste sono le parole estremamente moderne e attuali con cui la senatrice Merlin descriveva la battaglia per la propria legge. E con queste parole ora possiamo dare davvero inizio al nostro incontro ed è per me un grande piacere lasciare la parola a Maude Olivier, già deputata dell'Assemblea nazionale francese e relatrice della legge che ha introdotto il modello abolizionista nel 2016. Grazie. Merci, merci grazie, grazie a voi, grazie alla senatrice e all'associazione e a tutti coloro che si sono mobilitati per organizzare questo incontro. Cercherò di non parlare troppo velocemente. E effettivamente la Francia ha assunto una posizione abolizionista già nel 60, data in cui ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 49, nella quale si legge che la prostituzione e il male che la accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana. La Francia ha aumentato poi le, pe le pene detentive pecuniarie rispetto alle reti pr prostitutive e ha creato una struttura che centralizza le inchieste. Si tratta dell'ufficio centrale per la repressione della tratta di esseri umani. Vi cito alcune cifre: in Francia fra 30 e 40.000 persone si prostituiscono, 400.000 invece in, nella Germania regolamentarista. Dove gli imprenditori del sesso incamerano eh, più di 14 milioni di euro. L'età d'ingresso nella prostituzione è di circa 14 anni, ci sono circa 10.000 minorenni, l'85% delle persone prostituite sono donne, il 90% sono vittime della tratta e naturalmente il 99% dei clienti sono uomini. Più di cinque anni di lavoro parlamentare sono stati necessari affinché fosse promulgata questa legge ed è nel dicembre del 2011 che è stata votata una risoluzione all'unanimità dei gruppi politici nell'Assemblea nazionale in seguito a un rapporto di Daniel Bousquet e di Guy Geoffroy provenienti da due partiti diversi. Questo rapporto ribadiva la posizione abolizionista della Francia, che implica la protezione delle persone prostituite, in particolare reprimendo lo sfruttamento sessuale altrui, e la prevenzione e l'ingresso nella prostituzione, grazie al rinserimento delle persone prostitute. Nel 2012 l'Assemblea Nazionale si è fatta carica di questa questione e nel settembre del 2013 abbiamo presentato un nuovo rapporto con 40 raccomandazioni. Allo stesso tempo senatrici e senatori hanno presentato delle proposte di legge per abrogare il reato di addescamento e hanno presentato un rapporto sullo stato sanitario e sociale delle persone prostitute nel luglio del 2018 200 organizzazioni hanno firmato l'alpello di Bruxelles che chiedeva agli Stati membri europei di mettere fine alle politiche repressive rispetto alle persone prostitute e l'accompagnamento verso programma di aiuto all'uscita dalla prostituzione, traendo così lezioni da dieci anni di esperienze abolizioniste in Svezia e regolamentiste nei Paesi Bassi. Nel settembre del 2013 18 sindacati e associazioni della gioventù hanno rivolto un appello per migliorare la prevenzione a favore dell'educazione sessuale e 111 associazioni locali e nazionali hanno iniziato una lotta contro le violenze fatte alle donne e si sono rivolte al Presidente della Repubblica eh, François Hollande. È stata costituita una commissione ed è stata depositata una proposta di progetto di legge che è stata votata dall'Assemblea nazionale nel dicembre del 2013. È a quel punto che sono iniziate le vere battaglie, sia all'interno che all'esterno, con delle eh, lobby che... Eh, Votavano contro. Fino adesso, sotto la presidenza di Sarkozy, il delitto di eh, eh, adescamento passivo definisce l'adescamento altrui, ma è punito soltanto con due anni di prigione e 3.750 euro di ammenda a carico naturalmente delle persone prostitute e l'obiettivo era quello di apparentemente di portare queste persone a dare delle informazioni sui protettori tutto ciò è stato applicato poco perché era inefficace perché le persone prostitute rifiutavano per timori di rappresaglie di denunciare i protettori le due camere esaminano eh, le proposte di legge e le eh, opposizioni sono venute soprattutto dai eh, senatori che sono più convenzionali. Ci sono voluti tre anni per adottarle. Per fortuna da noi l'Assemblea Nazionale ha l'ultima parola. Quindi, nell'aprile del 2016 la, lo, la legge che ha rafforzato questa lotta è stata votata con quattro eh, capisaldi. Innanzitutto per lottare meglio contro il eh, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta. La, secondo caposaldo, eh, penalizzare e rafforzare i diritti delle persone prostitute e accompagnarle a, per uscire dalla prostituzione. Terzo caposaldo, rafforzare l'educazione alla sessualità e alla prevenzione. Quarto caposaldo, responsabilizzare i clienti e proibire l'acquisto di prestazioni sessuali. Nel 2002... Il ricorso allo sfruttamento era già considerato come un reato grave. L'obiettivo è stato quello di sottostrare alla sessualità, alla violenza e alla dominazione maschile le prostitute. Quindi la legge del 13 aprile ha creato un uh, reato di sfruttamento della prostituzione punito con l'iscrizione alla fedina penale 1500 euro di ammenda in caso di recidiva eh, il reato diventa più grave viene punito con un'ammenda di 3750 euro abbiamo anche creato una pena complementare sotto forma di uno stage di sensibilizzazione alla lotta contro l'acquisto di prestazioni sessuali Interdi la proibizione dell'acquisto di un atto sessuale è oggi la misura più efficace per lottare contro le reti della tratta ed è sicuramente la soluzione più protettrice per coloro che rimangono nella prostituzione per ribaltare il rapporto di forze con il cliente e permette di rinunciare le violenze dopo tre anni. Nuovi codici legislativi modificati e vari decreti applicativi sono stati resi concreti, e le politiche pubbliche si sono evolute. La prostituzione sarebbe una alla misère sexuelle. O la prostituzione? sarebbe dunque, in questo caso. Sarebbe una risposta assolutamente. Non reprimibile. Per molto tempo abbiamo accettato l'idea che il corpo delle donne appartiene agli uomini e che il loro desiderio esigesse di essere immediatamente soddisfatto e che soltanto la donna fosse responsabile del desiderio che suscita. Ora la vita in società impone delle regole e noi siamo degli esseri di ragione e di controllo. La prostituzione farebbe diminuire il numero di stupri, è falso. Sappiamo che gli stupri sono per l'80% commessi eh, nell'entourage della vittima, il 34% in seno alla coppia, e che il 63% delle vittime di stupri sono minorenni. Quindi, la prostituzione contribuisce a diffondere l'idea che il corpo delle donne possa essere a disposizione in qualsiasi momento, pagando o stuprando. Quindi lo vogliono loro. Come facci credere che subire relazioni sessuali a tariffa, sotto vincolo economico o tramite la violenza abbia a che vedere con un consenso? Quindi si dice che lo fanno per sopravvivere spesso per nutrire i loro figli. Esiste peraltro anche un discorso che ha l'obiettivo di camuffare la realtà dello sfruttamento sessuale, così come parlare per esempio di lavoratori del sesso, lavoratrici del sesso e far accettare che il sesso delle donne sia una merce. Questo è un sotterfugio per dare una funzione sociale valorizzante e riconosciuta alle persone che si prostituiscono. E cancellando così le violenze. No, non è vero, non è un lavoro come un altro. Questo è un termine di propaganda inventato e utilizzato dagli approfittatori dell'industria del sesso, che darebbe luogo, se accettassimo questo termine, alla legalizzazione del proselitismo. Quanto alle violenze supplementari che la legge permetterebbe, non ci sono altre violenze se non quelle inerenti alla pratica della prostituzione stessa. Sono le aggressioni sessuali, fisiche e psicologiche che accompagnano spesso la prostituzione e la ripetizione frequente di atti sessuali non desiderati, che eh, colpiscono l'integrità del corpo delle persone che si prostituiscono. Le donne dicono che la scelta è la loro, ma non sono rappresentative delle persone che si prostituiscono, di, quasi, il 90%, di cui quasi il 90% sono vittime della tratta degli esseri umani o di proseneti. E anche se una sola persona rivendicasse questa, questa scelta, in nome di cosa la nostra società deciderebbe di non proteggere tutte le altre? Uno dei presupposti descritti da Guy Geoffroy e Daniel Bousquier riguardava una presunta utilità sociale della prostituzione considerata come un servizio. L'esempio dell'assistenza sessuale per persone pesantemente portatrici di handicap veniva descritto eh, di già e le questioni etiche sollevate invitavano i relatori a non tollerare eccezioni legislative al prostitutismo al, in profitto dell'assistenza sessuale. Questo approccio deve metterci in allarme perché rischia di riaprire dibattiti sotto il prisma di un approccio vittimistico che è il risultato del ruolo che accordiamo alle persone in situazione di handicap nella società. E questo sottintende già da molto tempo la giustificazione della mercificazione del, cor del corpo delle donne. Eh, la stampa ha svolto un ruolo molto negativo all'inizio, fino a quando alcuni giornali o editorialisti eh, l'hanno difesa. Uno ha detto, per esempio, eh, fa, fa valere una visione, un progetto per la nostra società, e una volta adottata sembra inconcepibile poter tornare indietro, talmente ben adeguata al tempo. Coloro che si oppongono hanno fatto molta, molto lobbying passando tramite associazioni nazionali, la cui missione sarebbe in teoria quella di accompagnare i più vulnerabili. Le motivazioni restano piuttosto scure, dato che le persone prostituite sono le più vulnerabili. E nel novembre 2018 il Consiglio Costituzionale è stato coinvolto in una, eh, in una questione prioritaria di costituzionalità da queste associazioni. E dopo una disamina, ha riaffermato dunque il merito della legge per lottare contro i profitti dei proseneti, la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e eh, la messa in schiavitù di esseri umani. Quindi, Ognuno al nostro posto per il nostro ruolo, deputati, senatori, senatrici, eh, abbiamo discusso molto. Siamo stati sostenuti da un collettivo di associazioni riunite con eh, l'appellazione Abolizione 2012, siamo stati sostenuti da associazioni femministe, associazioni giovanili, medici, eh, alcuni organi di stampa, intellettuali, magistrati e responsabili politici. Abbiamo avuto figure importanti come Rosen Isher. Francescaella o persone appunto che si prostituivano in passato che hanno testimoniato sulla realtà del sistema prostituzionale e naturalmente siamo stati anche sostenuti dal governo dell'epoca sotto la presidenza di François Hollande. Vari ministri donne sono state e hanno lavorato appunto per iscrivere questa legge nell'agenda politica. Vari paesi, Norvegia, Canada, Israele, Islanda, Finlandia hanno scelto un modello abolitionista e altri paesi europei e del mondo Mondo sono pronti a impegnarsi in questa lotta, ma aspettano di vedere come si evolverà la nostra società, come accetterà questo cambiamento e come le nostre politiche pubbliche reagiranno a un mondo senza prostituzione. Grazie a voi. Grazie, grazie infinite a Modo Live. E anche qui in Italia c'è stata un'importantissima um, sentenza della Corte Costituzionale, di cui avremo modo di parlare meglio in seguito. Ora cedo la parola ad Hema Sibi, coordinatrice per le relazioni istituzionali di CAP, Coalizione per l'abolizione della prostituzione. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, merci beaucoup Buongiorno a tutti, molte. Grazie a voi per aver portato appunto questo eh, argomento così importante. Sono la coordinatrice eh, di GAP Internazionale, che è una coalizione di 35 organizzazioni che vengono da 27 paesi e assistono quasi 16.000 persone in situazione di prostituzione e eh, prese nella tratta l'associazione è stata fondata anche grazie all'aiuto appunto di testimoni, di persone superstiti della prostituzione. Questo ci permette di constatare una cosa, cioè che la prostituzione innanzitutto è una violenza, le donne che si prostituiscono hanno spesso subito violenza prima di iniziare ad essere prostitute e questo spesso in ambito familiare. Questa violenza Continua poi nella prostituzione con stupri, violenza fisica, verbale, aggressioni da parte dei proseleti e dei clienti. D'altra parte, le persone prostituite soff soffrono, si è visto spesso, eh, d'altra parte di sindrome da stress post-traumatico, eh, nella misura in cui, per esempio, ne soffrono i reduci della guerra del eh, Vietnam. Quindi, questa è a tutti gli effetti violenza il che è stato riconosciuto durante in occasione dell'adozione della legge abolizionista francese cioè la prostituzione è una violenza ed è grazie alla qualifica di, della prostituzione in quanto violenza che la Francia ha potuto scegliere questa legge abolizionista ambiziosa come dicevamo d'Olivier il Parlamento ha dunque riconosciuto in una risoluzione trasversale dei partiti che la prostituzione era un ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne, al principio di non patrimonialità, di non mercificazione. Questo riconoscimento della prostituzione in quanto violenza. Eh, si scrive anche nel rispetto degli standard che esistono a livello europeo. Nel 2014 il Parlamento europeo, in una risoluzione, ha qualificato la prostituzione di violazione della dignità umana, affermando che dunque era. Contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi abbiamo una risoluzione dell'Assemblea parlamentare e anche del Consiglio d'Europa che evoca il fatto che il modello abolizionista è il più efficace per lottare contro la tratta di esseri umani e la prostituzione. Ed è su questa base che abbiamo potuto in Francia costruire un insieme legislativo coerente che non è soltanto appunto dove non si tratta semplicemente di sanzionare i clienti, ma una legge che vuole dare il massimo di opportunità utili a sradicare la prostituzione e tutto questo tenendo conto dei eh, bisogni delle eh, persone che si prostituiscono attaccando le radici del problema i prosenetti e i clienti in effetti è necessario innanzitutto tenere conto quando pensiamo appunto alle leggi, all'aspetto legislativo, che dappertutto nel mondo sono soprattutto le donne e le ragazze che fanno parte delle comunità più emarginate che sono vittime della tratta e della prostituzione, quindi le donne migranti, le donne richiedenti asilo, le minoranze razziali, quelle della casa sbagliata, quelle di varie eh, comunità svantaggiate. Ecco, queste donne sono il primo bersaglio dei professionetti dei clienti. Quindi Spesso ci sono vari fattori che si accumulano, in particolare la povertà, il fatto di non avere fissa dimora, eh, droga, alcol e tutti questi, fa eh, e tutti questi fattori più ripatute, invasioni fisiche che queste donne subiscono e spesso anche violenza durante l'infanzia. Il modello abolizionista è quello che tiene meglio. In considerazione questi fattori sociali e politici, è centrato prima di tutto sui bisogni delle vittime e eh, dedica un vero e proprio diritto a uscire dalla prostituzione, che è una cosa inedita. Quindi è un modello legislativo che ha dato buone prove di sé in vari paesi europei e in Francia, appunto, abbiamo appunto questa legge recentissima, dove dopo soli tre anni di applicazione possiamo osservare risultati davvero incoraggianti. È uscito quest'anno un rapporto di valutazione elaborato da vari, varie organizzazioni sul campo che accompagnano le vittime della tratta in Francia, per cui appunto anche eh, la fondazione di Frédéric Boisard e vorrei condividere con voi i risultati, le conclusioni di questo documento osserviamo dunque in primo luogo che da quando c'è questa legge nessuna persona in situazione di prostituzione è stata arrestata e questo è molto importante perché prima di questa legge 2000 persone appunto erano state arrestate, anche se vittime della tratta. Quindi il primo effetto della legge è proprio quello di invertire eh, diciamo, eh, la colpa dell'attribuzione del reato. Ora vorrei condividere magari lo schermo. Un'altra cosa che vediamo è che da quando c'è questa legge appunto eh, molte donne hanno potuto beneficiare di un percorso di uscita dalla prostituzione, quindi quasi 150 percorsi di uscita sono stati attribuiti e l'87,5% delle persone che hanno fatto un percorso di uscita hanno trovato un lavoro. Alla fine di questo percorso. Quindi il percorso di uscita è un modello di reinserimento socio-economico che, come vedete, è funzionale. La legge ha creato diritti per le persone più vulnerabili. Ebbene, in Francia, appunto. Con, così come l'Italia e anche altri paesi, eh, la maggior parte delle persone in situazione di prostituzione sono donne migranti, vittime della tratta, quindi sono vittime di reti appunto in Nigeria, Ucraina, in una serie di vengono da una serie di paesi e spesso vivono un percorso piuttosto caotico. Soprattutto le vittime delle reti nigeriane, che sono molto numerose anche in Italia, subiscono torture, stupri a ripetizione. Eh, ci sono delle specie di case della tortura che vengono installate nei paesi di, tra di transito, come la Libia, e subiscono trattamenti inumani e degradanti che devono servire secondo chi li mette in opera a spezzare queste donne psicologicamente per far sì che queste vengano condizionate appunto alla lunga vita di sfruttamento sessuale che le attende in paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e numerosi altri paesi europei. Quindi, Cosa fa la legge per queste persone vittime della tratta e che sono straniere? Permette loro di ottenere un titolo di soggiorno che eh, apre dunque a queste donne alcuni diritti: diritti all'aiuto psicosociale, all'assistenza sanitaria, eh, possono avere un alloggio e quindi si opera in favore delle vittime dunque della, della tratta straniere o francesi che siano quindi questo è molto interessante perché vediamo che quando le persone sono accompagnate da una ONG eh, per esempio appunto chiedono questo percorso di uscita e sono in, per la maggior parte delle eh, donne migranti e appunto una percentuale quasi uguale al 100% appunto ottengono il permesso di compiere questo percorso. Abbiamo preso 5.000 clienti che sono stati arrestati in Francia, quindi ancora abbastanza pochi, però forse Frédéric Boisard potrà parlarvi maggiormente di questo aspetto, però per quanto riguarda i risultati della lotta, contro la tratta abbiamo voluto insistere sul fatto che è molto importante appunto colpire la domanda e quindi appunto penalizzare appunto la domanda. Tutto questo perché? Perché la prostituzione esiste, perché c'è una domanda maschile di prostituzione. Questo è il motivo principale e come in qualsiasi mercato, se non c'è domanda non c'è offerta. Quindi l'obiettivo lo, lo, è quello di dissuadere il cliente dal, dall'acquistare un atto sessuale per ridurre a poco a poco questa domanda e quindi poter ridurre conseguentemente anche l'offerta. Cosa che è stata fatta in Svezia, in Svezia dall'adozione del modello abolizionista. Eh, intercettazioni telefoniche da parte della polizia hanno mostrato che la Svezia era de veniva definita un mercato morto, tra virgolette, da parte dei proseneti, talmente stavano, stava sparendo appunto la domanda. Quindi eh, i proseneti vanno appunto eh, a organizzare questo loro supermercato nei paesi vicini. Per quanto riguarda i risultati della legge, a partire dalla sua adozione, viene appunto incoraggiata la lotta contro il proselitismo. Abbiamo un aumento del 54% dei procedimenti penali, 2 eh, milioni di euro eh, e più sono stati confiscati e reinvestiti nella protezione e nel reinserimento della vittima, e 7 volte. E, una, e si sono moltiplicate per sette volte appunto le compensazioni per le vittime. Malgrado le fake news, osserviamo che le mentalità iniziano a cambiare e che la legge ha un vero effetto normativo nella società francese. Quindi, secondo un sondaggio nazionale, vediamo che il 78% della popolazione francese ritiene che la legge sia una buona cosa, e l'85% della popolazione francese ritiene che sia importante e urgente lottare contro la prostituzione. Sicuramente prima dell'adozione di questa legge, questo sondaggio non avrebbe dato gli stessi risultati. Il movimento che voleva considerare la prostituzione come un lavoro aveva una pubblicità piuttosto buona, eh, trascinata dai media, invece abbiamo visto che la legge ha veramente contribuito a cambiare le mentalità. E ora vorrei venire a delle cifre abbastanza importanti. Dunque, Abbiamo dunque fatto alcuni calcoli per vedere quanto costerebbe uscire eh, dalla prostituzione per le 40.000 persone appunto in situazione di prostituzione in Francia. E quindi, quanto costerebbe allo Stato rispetto a quello che la prostituzione costa alla società francese, cioè eh, i danni economici e fiscali. E vediamo dunque che. La prostituzione a quel punto costerebbe 0,241 miliardi all'anno se facessimo uscire tutte le donne dalla situazione di prostituzione, questo in dieci anni. Mentre il costo della prostituzione, fondandoci sull'evasione fiscale, sul costo umano, sulle conseguenze sociali dirette e indirette, costi medici, è di 1,6 miliardi l'anno. Questo significa che avremo bisogno di 241 miliardi ogni anno per far uscire tutte le donne della prostituzione, e per dieci anni lasciare il, la prostituzione libera di essere esercitata costerebbe appunto un numero enorme di miliardi alla popolazione francese. Ecco. Vorrei solo dirmi d'accordo con Olivier sul fatto che il modello abolizionista serve alla giustizia sociale, è un modello che serve all'uguaglianza uomini-donne ed è un modello che dice alle donne eh, che non bisogna più vendere il proprio corpo per sopravvivere. Quindi noi speriamo tanto che l'Italia sarà il prossimo paese ad adottare una legge di questo genere. Grazie. Grazie, grazie infinite Emma Sibi. Sarà forse interessante notare che eh, secondo un sondaggio Eurispes siamo diciamo, da questo punto di vista in un trend favorevole in Italia perché stando appunto a questo sondaggio nel 2005 le persone che ritenevano la legalizzazione della prostituzione una cosa auspicabile erano il 65,5% in Italia. <coughs> oggi nel 2021 sarebbero il 48,3%, questo senza che vi sia stata una campagna informativa e nonostante anzi diciamo che la lobby del sex work è piuttosto attiva e ha molta voce in capitolo specie sulle testate nazionali di maggiore tiratura. Detto questo io ho ora il piacere di eh, cedere la parola a ah, Frederico Poissard che è coordinatore dei programmi destinati ai sex buyers cioè ai compratori di sesso della fondazione SHARE. Prego. Merci. Merci, merci Grazie. Uh, Grazie. Uh, mm, procedo alla condivisione dello schermo se siete d'accordo. Vorrei tornare brevemente su questa legge, come hanno fatto benissimo prima di me Emma e Maude. Come sapete la Francia ha adottato questa legge nel 2016, ora otto paesi hanno fatto la stessa cosa. La cosa interessante è considerare questa legge come una legge mondiale. Si chiama le legge di lotta contro il sistema prostitutivo e di accompagnamento alle persone eh, prostitute. Questi quattro capisaldi di cui abbiamo parlato sono legati fra loro e tutti e quattro hanno la stessa importanza. Li ripeto brevemente: l'accompagnamento delle persone prostitute con la creazione di un programma di uscita, poi la. Ehm, il reato di adescamento, poi la, eh, la lotta contro eh, lo sfruttamento, in particolare su internet, l'informazione e i pericoli della mercificazione del corpo, in particolare presso i giovani, e poi questo aspetto di cui vi parlerò più nei particolari della proibizione di acquisizione di prestazioni sessuali. Questa definizione. La definizione che vedete nel, che c'è nel codice eh, francese è il, mh, la proibizione dell'addescamento. Si tratta di sollecitare, accettare, ottenere eh, rapporti di tipo sessuale di una persona che si prostituisce. Anche in modo occasionale in cambio di una remunerazione di una promessa di remunerazione della fornitura di un vantaggio in natura o della promessa di questo vantaggio è punito con un'ammenda di 2.500 euro. Così recita il codice penale. Dopodiché il legislatore ha previsto delle pene più elaborate in caso di recidiva o di circostanze aggravanti. Ne parlerò più in particolare dopo, ma comunque il legislatore ha anche deciso che le procure, quindi le autorità giudiziarie, possono accompagnare o meno questa penalizzazione con degli stage di sensibilizzazione della lotta contro l'acquisizione di prestazioni sessuali vi parlerò quindi adesso di questi stage che in Francia hanno due, sono di due tipi o um, si tratta di una pena complementare cioè quando viene steso un verbale al cliente che dovrà pagare un'ammenda e dovrà anche partecipare a uno stage e poi c'è una misura alternativa e in questo caso ha la scelta fra eh, la, la multa o lo stage in genere non gli si dà molto la scelta, lo si spinge a, a procedere allo stage. L'impatto di questi provvedimenti oggi è duplice. Emma l'ha già detto: innanzitutto, l'abrogazione del reato di adescamento che faceva pendere l'incriminazione sulle persone prostitute con questa legge scomparso. E poi l'infrazione di ricorso alla prostituzione ha ribaltato l'onere penale verso il cliente. Il cliente finalmente viene considerato come colui che perpetua questo sistema di pressione sulle persone prostitute. Oggi siamo a 1200-1300 verbali l'anno con il Covid ovviamente. Eh, queste cifre sono un po' diminuite, c'è anche un certo squilibrio perché la maggior parte di questi verbali vengono stesi in, nella regione dell'Ile-de-France e per quanto riguarda uh, le sanzioni progressive, ebbene eh la, la recidiva innanzitutto, se eh, la persona è di nuovo uh, accusata di questo reato, eh, la, la, la multa aumenta. Poi ci sono circostanze aggravanti, e per esempio sollecitare o adescare una persona incinta o una persona vulnerabile, una persona in situazione portatrice di handicap oppure se si impone un rapporto non protetto, senza preservativo, sono considerate come circostanze aggravanti. Non ve le enumero tutte, sono diverse, ma implicano una graduazione delle pene per arrivare fino alla pena di prigione. Da circa un mese c'è una nuova disposizione nella legge che penalizza in modo molto più grave di prima. Il ricorso alla prostituzione di minorenni per arrivare fino a 20 anni di prigione, per esempio, se si adesca un uh, minorenne di meno di 15 anni. Abbiamo visto dei casi con dei minorenni eh, in situazioni di prostituzione che avevano meno di 15 anni in Francia, è una cosa che esista e da 5 a 7 anni di prigione se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni. Come sono organizzati questi stage? Innanzitutto sono fatti dalle procure per dipartimento. Questa mia struttura la Fondazione SEL è stata sollecitata da due organizzazioni, una che si chiama Car, un'associazione socio-giudiziaria riconosciuta a Parigi con la quale abbiamo firmato una convenzione. E poi con il tribunale di grande instance di Parigi. Nella regione Val d'Oise c'è un attore in più molto importante che è la gendarmerie, che è una parte attiva e preponderante in questi stage. Cosa che eh, va giustificata assolutamente perché tutti gli attori devono partecipare affinché il sistema funzioni. Oggi è una quindi, un dipartimento in cui sono stati avviati questi stage. Diciamo che a livello nazionale ancora non è molto, ma un po' alla volta si va avanti. Qual è hm, il processo che porta i clienti fino allo stage? Ebbene, a Parigi, per esempio, i clienti vengono fermati in zone eh, visibili, eh, nei luoghi emblematici della prostituzione, nel Bois de Boulogne, a Vincennes, vengono fermati, si stende un verbale, dovranno andare eh, dal procuratore che gli spiegherà perché è stato steso questo verbale gli verrà spiegato quali sono le conseguenze dell'acquisto di servizi sessuali e li inciterà a partecipare a uno stage. Questo è più o meno il processo che viene seguito. Nel Val d'Oise dove le cose sono un po' diverse, la differenza è che in, quella, in questa regione ci sono molti clienti che sono stati fermati non all'esterno, ma eh, al, al telefono. Cioè, sono dei clienti che hanno usato gli strumenti più moderni, i siti internet, eh, i social network, per adescare le persone, pensando che così eh, la cosa rimaneva più anonima, che c'erano meno possibilità di essere eh, presi. E invece. Eh, Sfortunatamente la polizia sorveglia anche ciò che accade su internet e ha trovato delle infrazioni di adescamento, per esempio tramite scambi di sms o scambi telefonici. Gli obiettivi di questo stage sono diversi. Innanzitutto, bisogna far prendere coscienza delle conseguenze dell'acquisizione di una prestazione sessuale sul sistema prostitutivo. Spesso gli si spiega. Durante lo stage ci si spiega che il sistema prostitutivo fa pensare al motore di un'auto. Ciò che fa funzionare il motore è la benzina. Cos'è la benzina nella prostituzione? È il denaro. Ebbene, bloccando l'arrivo della benzina, penalizzando colui che dà il denaro, si riesce ad avere un impatto diretto sulle reti. Della prostituzione sulle conseguenze della violenza è un duplice impatto, e poi gli diamo delle basi, delle basi conoscitive di cui vi parlerò brevemente dopo, ma l'idea è anche di eh, smantellare gli stereotipi, di far evolvere le mentalità gli stereotipi sono molto potenti. La mattina quando arrivano sono tutti, eh, hanno tutti eh, un'idea della prostituzione, dicono che è il più vecchio mestiere del mondo, che gli uomini hanno queste necessità sessuali, ogni volta ci raccontano le stesse storie e dobbiamo passare la giornata, la prima giornata, a smantellare questi stereotipi. E poi l'obiettivo dello stage è anche quello di prevenire le recidive. Questi stage durano una giornata dalle nove e mezza alle quattro e mezza, a carico naturalmente delle persone che sono state fermate, pagano in base a quello che decidono le procure. A Parigi 150 euro nel Valduaso 180 e questa, questa cifra è a carico appunto, delle persone fermate. Siamo diversi a partecipare a Parigi, siamo in due, c'è uno psicologo, ci sono io che intervengo come esperto, fra virgolette, di prostituzione e poi c'è una sopravvissuta della prostituzione, Rosmicha, che viene a raccontare il, il suo percorso, del suo impegno. È perché si è appunto, impegnata a favore dell'abolizionismo e nel Val d'Oise abbiamo un'altra un persona ed è una persona in più una persona che viene dalla gendarmeria il fatto di avere qualcuno in divisa allo stage che spiega cos'è il reato e la natura di questo reato è importante è un meccanismo che abbiamo lanciato nel 2017 a Parigi vedete le cifre 1 nel 2017 nel 2018 39 star nel 2019 un po' meno nel 2020 perché effettivamente c'è stata la pandemia e quindi abbiamo avuto eh, molti meno eh, corsisti tra virgolette e poi nel Val d'Oise abbiamo avuto una decina di sessioni nel 2020. Siamo circa 80 stage nei due dipartimenti e abbiamo visto più di 600 clienti. Durante questi stage, o meglio, alla fine della giornata, siamo loro un questionario. L'80% ci dice che lo stage gli ha fatto cambiare l'immagine che aveva della, no, della prostituzione. L'80% ci dicono il 95% ci dicono di aver appreso cose nuove e l'89% dicono che non, avrà, non eh, avranno più ricorso eh, all'acquisto di servizi sessuali. Tutto questo ce lo dicono a fine giornata, però possiamo vedere uh, qual è stata l'importanza di questo impatto, perché i discorsi, gli atteggiamenti, le parole sono molto diverse alla fine della giornata rispetto a quanto ci, ci dicevano all'inizio. Chi sono questi clienti? Non c'è un profilo tipico, eh? è difficile vedere, mh, in, individuare un profilo tipico è una persona assolutamente banale. Però, come ho detto, abbiamo visto circa 600 persone, però nessuna donna ha seguito uno stage. Questo significa che il 100% dei clienti sono uomini. È una realtà, non la si può contestare. Fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna donna cliente. Non significa che non ce ne siano, però il 100% che abbiamo conosciuto noi sono uomini se pensate che più dell'85% delle persone prostitute sono donne ancora una volta torna fuori questa storia di dominio di squil questo squilibrio comunque il 60% di queste persone sono sposate o vivono in coppia e il 70% sono padri di famiglia. Era una cosa che non ci aspettavamo. A volte sono anche nonni. Guardate l'età. Vanno dai 18 agli 87 anni con una media di 45 anni circa. Per quanto riguarda la loro visione della prostituzione, ma parliamo prima della frequenza. Possiamo suddividerli così: un terzo circa sono dipendenti dalla prostituzione, che lo fanno regolarmente. Un terzo invece sono persone che lo fanno in modo occasionale, per via di un incontro, di un'opportunità, di una situazione che li ha portati un certo giorno ad adescare una persona. Eh, prostituta. Poi un altro terzo di questi eh, affermano che è la prima volta, almeno quello che dicono. Certo sono sfortunati la prima volta che lo fanno vengono colti sul fatto, comunque quanto affermano. Per quanto riguarda la, la conoscenza della legge, il 40% ci dice che effettivamente conosce la legge, 24% ci dice avere una vaga conoscenza della legge e il 35% eh, ignorano che la legge è cambiata tutto questo ha delle conseguenze perché mh, nelle nostre eh, raccomandazioni bisognerebbe veramente lanciare una grande campagna nazionale non è stata fatta mh, di tipo nazionale su scala nazionale sarebbe stato importante perché avrebbe avuto un impatto su varie persone che forse sarebbero così state dissuase. Come passiamo questa giornata? Innanzitutto facciamo un giro di tavolo, parliamo con loro, ognuno di loro deve prendere la parola e torniamo con loro sulle circostanze che li hanno portati a, a andare a prostitute. Come vedete, gli chiediamo come vedete le cose. A volte è difficile perché sono reticenti, non hanno troppa voglia di parlare, si vergognano anche un po', oppure sono molto arrabbiati. A volte è difficile avviare il dialogo, però prima o poi ci riusciamo. E questo scambio iniziale è molto importante perché ci permette di iniziare a smantellare gli stereotipi. Eh, perché ci dicono ma sa io ho dei bisogni delle necessità e noi diciamo ma eh, i bisogni possono essere controllati gestiti queste piccole cose che iniziamo fin dall'inizio della mattinata non lasciare loro la possibilità mh, di eh, poterlo fare senza conseguenze poi passiamo molto tempo a spiegare la legge francese e questo ribaltamento dell'onere penale Dopo questi quattro anni di stage, mi sembra che questo sia un elemento chiave per l'accettazione dello stage da parte degli autori, portarli a capire che non sono al centro della prostituzione, che ne sono gli autori che, la, che consentono di perpetuarla, ma che al centro del meccanismo è quello di accompagnare, aiutare le persone prostitute. Una volta che lo capiscono capiscono anche di aver partecipato a un'ingiustizia che loro rischiano di perpetuare. Poi passiamo un po' di tempo con loro, cerchiamo di smontare, smantellare le pu politiche pubbliche che esistono all'estero, eh, gli altri modelli, parlando della Germania, dei Paesi Bassi e anche presentando loro gli insuccessi, i fallimenti di eh, queste politiche. Poi, spieghiamo quali sono state le evoluzioni in Francia, nonché l'importanza di eh, combattere ciò che avviene con eh, eh, internet e, e social network. Poi passiamo a una fase di testimonianze audio, di casi concreti, presentiamo le violenze nella prostituzione e le conseguenze di queste violenze sulle persone prostitute. Se ne è parlato prima di me, ma parliamo anche della violenza prima della prostituzione, la violenza durante e dopo. Queste testimonianze audio sono molto importanti, sono varie. C'è la testimonianza di una giovane nigeriana che è stata vittima di una rete eh, di tratta. E il, devo dire che queste testimonianze scuotono abbastanza chi partecipa agli stage. Poi abbiamo la testimonianza di una giovane francese che ha cominciato da minorenne e che è stata controllata da un protettore. Anche in questo caso la pressione su chi segue lo stage aumenta. Eh, parlano poco a quel momento, eh, diventano molto emotivi e alcuni piangono. E poi c'è il momento più importante, che è la testimonianza dal vero di Rose michel che viene a parlare di tutto il suo percorso vis-à-vis. -vis, e vorrei insistere con voi su questo punto. È importante perché noi abbiamo un discorso da portare avanti, dei fatti da presentare, degli studi, delle cifre. cifre provate elementi razionali ma c'è sempre una riserva di fronte a noi invece quando è una persona che ha avuto un, un iter che è stata in una situazione di prostituzione ebbene improvvisamente c'è un'adesione non possono più nascondersi non possono più dire sì vabbè non vi credo Qui in questo caso è una persona che ha vissuto tutto ciò e che vedono davanti a loro. Ci sono rarissime opposizioni in questa, a questo punto della giornata e generalmente aderiscono tutti, anche quelli che fino a quel momento erano un po' reticenti. Anche loro finiscono per crollare dei bisogni sessuali? Allora, già è già esplicito un po', effettivamente. volevo donna. un pochino. Allora, partiamo appunto da questo eh, bisogno eh, che non si riesce a reprimere, ma questo non ha mai ucciso nessuno. Non è la stessa cosa che non mangiare, non dormire, non bere, che sono invece bisogni essenziali. Questo non lo è. Poi. Loro hanno molto. L'impressione di non essere in una situazione di violenza perché dicono magari io parlo con lei, sono gentile con lei, quindi non capisco bene perché sono qui. Ecco, allora lì bisogna spiegare in quale modo queste cose, queste attenzioni, questi gesti che loro vedono come gesti gentili non sono percepiti. Come attenzioni positive da, da parte delle persone che lo vivono. Una mano sulla spalla, ecco, una volta che il cliente se ne va, questa mano sulla spalla rimane come una specie di marchio, quindi ecco, facciamo capire loro che queste cose durante tutta la giornata, e quindi queste cose qui sono davvero molto, molto importanti. Poi. Ecco, vorrei tornare un attimo sul loro atteggiamento e sugli impatti. Allora, nello stage ci accorgiamo che l'impatto è molto più importante, nel senso che tra le persone che abbiamo... In stage ci sono persone che non hanno mai avuto a che fare con la giustizia e quindi lo percepiscono come una cosa insopportabile. Non voglio mai più trovarmi in una situazione di questo genere, quindi non lo farò mai più. Ecco qui, vediamo appunto che tutto questo processo. Che ha eh, luogo, appunto, con la giustizia ha un impatto, in particolare quando vengono fermati da una donna. Questo li colpisce molto. Alcuni lo dicono: sono, stata, sono stato arrestato da una donna, una poliziotta, ma si rende conto che è vergogna. Ecco, ci sono cose, appunto, che. Si gioca in questo senso, che hanno degli svolti profondi, e torniamo con loro su queste cose, ne riparliamo poi quando sono accadute. Comunque, tutto il processo, appunto, del verbale, poi lo stage è un processo molto importante. Allora, in effetti, i loro atteggiamenti si evolvono. Quindi, facciamo capire qual è l'impatto, perché l'impatto. E gli spieghiamo appunto che se loro poi tornassero eh, a fare questo, appunto avrebbero di nuovo questi impatti. Quindi cerchiamo anche di immobilitarli. Li immobilizziamo durante lo stage. Alcuni cambiano radicalmente opinione e ci dicono: Beh, la prossima volta che ne, ne parlerò con gli amici. E dirò loro e spiegherò loro perché non è giusto eh, farlo e, tutto, e tutte quelle che saranno le implicazioni se continuiamo. E poi, adesso vorrei condividere magari con voi molto rapidamente alcune frasi che abbiamo sentito alla fine dello stage. Allora, quello che infliggiamo loro è inumano. Ecco, questo è la fine dello stage. Eh, ricorderò le ripercussioni e il fatto che questa ingiustizia siamo noi a perpetuarla e siamo noi a finanziarla. Vediamo solo il lato positivo, ma siamo noi che facciamo funzionare questo sistema e dobbiamo smettere. Ho una sensazione di rimpianto, di disgusto rispetto a mia moglie e rispetto alle mie figlie. Eh, siamo Stati fortunati ad avere questa legislazione e trovarci qui in stage quando, eh, quando abbiamo avuto la possibilità di vedere anche eh, cosa propongono gli altri paesi. Dopo questa giornata piango dentro di me, sento un peso sul cuore, non voglio rifarlo. Eh, ho veramente chiuso con queste cose. Ecco, volevo finire un po' su questo aggiungendo solo, se permettete, che. Questa volta la penalizzazione dei clienti è importante insieme agli altri pilastri. Ma avrà successo se non lottiamo soltanto contro la domanda visibile. È molto importante oggi che ci siano dei mezzi e degli strumenti per lottare contro quella sollecitazione che passa tramite i social network, i siti internet, che oggi eh, prendono un'ampiezza in Francia davvero molto importante. Ecco. Grazie, grazie infinite a Frederic Cosuar per questa illustrazione rispetto ai programmi che sono stati avviati in Francia per i compratori di sesso. Si diceva dell'importanza che ha la testimonianza diretta di chi eh, ha vissuto l'orrore sulla propria pelle e nella propria carne. Ecco, l'importanza di questo tipo di testimonianza è stata evidentemente compresa a pieno dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale dedicò la giornata dell'8 marzo 2019 proprio a queste ultime degli ultimi, alle donne ridotte a cose, a pezzi di carne da vendere, comprare, e usare nel business della tratta per la prostituzione. La condizione delle donne attesta il grado di civiltà raggiunto da un paese, ha affermato in quella circostanza il Presidente, aggiungendo che lo sfruttamento sessuale delle donne è una pratica criminale purtroppo molto diffusa. È bene chiamare questa condizione con il nome appropriato, schiavitù. Si tratta di uno sfruttamento ignobile a danno di donne, spesso minorenni, provenienti dalla povertà più estrema, da contesti di guerra, da, da terre aride, che finiscono nelle reti di crudeli trafficanti di persone. Contro questo fenomeno, ha detto ancora Mattarella, nessun compromesso è accettabile, nessuna tolleranza può essere mascherata da realismo o opportunismo. E se stroncare il traffico è compito delle forze di polizia, dei magistrati, delle istituzioni nazionali e degli organismi internazionali, tutta la società civile è chiamata a fare la propria parte, agendo con responsabilità e coerenza morale. Nessuno può restare indifferente. Queste sono state le sue parole. Il presidente ha poi dato voce a due sopravvissute di questo brutale e disumano business Stefania e Hope che hanno fatto sentire la propria voce di fronte alle più alte cariche dello Stato una testimonianza quella di Stefania che davvero non può lasciare indifferenti e che invito ora tutti voi ad ascoltare insieme prestando grande attenzione alle parole che Stefania usa prego la regia di mandare il contributo video. Ho 24 anni e vengo dalla Bulgaria. Avevo 17 anni quando sono arrivata in Italia, portata da persone che credevo amiche dei miei familiari. Loro mi avevano promesso un lavoro e io ho accettato vedendo quanto si stava male in famiglia. Sulla strada mi hanno mandato con la forza, con calci e pugni e con le minacce e le torture, delle quali ancora porto i segni nel mio corpo e in particolare nelle mie orecchie, tagliate brutalmente dai magnaccia. Una notte ero fisicamente e psicologicamente distrutta, mi trascinavo per entrare nelle macchine dei clienti, mi sentivo anche sporca e bruttissima perché mi avevano strappato tutti i capelli e si vedeva la cute, le mie mani erano gonfie, così anche le ginocchia, e avevo dei buchi nella pancia che mi avevano fatto saltandomi sopra con i tacchi a spilo. Eppure questi uomini che voi chiamate clienti sono persone che vanno a fare la spesa e comprare qualcosa di cui hanno bisogno che sentono la necessità di appropriarsi di cose. Così anch'io sono diventata una cosa da comprare, come quando si va dal macellaio. Non riuscirò mai a capire come una persona che si definisce uomo possa non avere pietà di una ragazza che sanguina, che piange e che soffre, facendo finta di niente. Comprarla per chiedere di fare sesso mentre piange sta male. Ciò che mi addolora è quando si parla della prostituzione come un lavoro. Per me è una tortura, co così come lo è per le tante giovanissime donne, che oggi vado a incontrare con la comunità Papa Giovanni, con Donaldo, sulle strade per convincerle ad uscire da questo inferno. Il tutto non è facile, ma sarà possibile se lo Stato, chi comanda, avrà la vol volontà di fare leggi per fermare queste persone disumane. È difficile riprendere la parola dopo questa testimonianza, che è davvero agghiacciante. Come vedete, questa ragazza punta il dito contro i clienti, quelli che voi chiamate clienti. Dice: Come possono non avere pietà? Ciò che mi addolora è quando si parla della prostituzione come fosse un lavoro. Lo so che cosa alcuni di voi stanno pensando. Probabilmente due cose. La prima, che certo la prostituzione coatta va combattuta, ma che esiste comunque una prostituzione volontaria. La seconda, che la prostituzione è. È il mestiere più vecchio del mondo e non si può cancellare. Allora, rispetto alla prima sulla volontarietà della prostituzione, ha risposto la Corte Costituzionale in una storica sentenza, la 141 del 2019, sollecitata dalla Corte d'Appello di Bari, che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla legge Merlin. A seguito dello scandalo del giro di escort di Giampaolo Tarantini è una sentenza lunga e molto particolareggiata che consiglio però a tutti di leggere. Lì la Corte afferma che, cito dalla nota ufficiale: anche nell'attuale momento storico, al di là dei casi di prostituzione forzata, la scelta di vendere sesso è quasi sempre determinata da fattori. Di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale, che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile e sfumato. I dati, inoltre, ci dicono che la cosiddetta prostituzione volontaria, semmai davvero esista costituisce una parte infinitesimale del totale e che non basterebbe quindi mai a soddisfare la richiesta, specie se la prostituzione fosse regolamentata, come infatti è successo in Germania. Sulla seconda obiezione, quella della prostituzione come fenomeno che nasce con l'umanità e pertanto è ineliminabile, allora io vi chiedo, quale fenomeno umano lo è? L'omicidio è forse stato eliminato? La povertà è forse stata debellata? Eppure il primo è perseguito, la seconda viene combattuta. La stessa schiavitù ha costituito per secoli le fondamenta stesse di intere civiltà e sistemi economici e sociali. Infatti abolirla non è stato affatto un percorso semplice, anche se oggi ci sembra ovvio che non possa essere ammessa. Un tempo però non è stato ovvio affatto. Ora io lascio la parola alla dottoressa Maria Contino, primo dirigente della Direzione Centrale Anticrimine, che ci illustrerà i dati che sono in loro possesso sul fenomeno della prostituzione e della tratta e sulle misure che si sono implementate per contrastarle. Grazie. Prego dottoressa Contino. Ah, un attimo solo, mi scusi, ricordo che è possibile fare le domande sempre utilizzando il tasto DR. Potete scrivere le vostre domande che saranno, a cui verranno date risposte alla fine. Grazie. Buonasera, e allora inizio subito con la condivisione dello schermo, va bene? No, aspetti che forse mi sono sbagliata. Non si preoccupi, non c'è problema. Perché mi sembra di capire che devo condividere lo schermo 1. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Allora, io innanzitutto mi, mi presento, eh, mi chiamo Marina Pontino, faccio parte del ehm, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine. Mi presento per eh, far comprendere anche in questa introduzione perché parlo e a che titolo parlo di determinati argomenti. All'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ehm, ci sono una serie di direzioni centrali, tra questa la direzione centrale anticrimine. La direzione centrale anticrimine è, eh, si pone come un momento di indirizzo proprio informativo anticrimine e, mh, e raccorda tutte le attività investigative di controllo del territorio che vengono svolte dalla Polizia di Stato. Eh, anche come con lo supporto della Polizia Scientifica. E quindi all'interno della Direzione Centrale Anticrimine, come vedete da questa brevissima slide, eh, ci sono una serie di servizi, tra cui appunto il servizio polizia scientifica, il servizio centrale operativo e il servizio centrale operativo che coordina tutte le squadre mobili. Il Servizio Centrale Anticrimine, che coordina tutte le divisioni anticrimine, ed è la Casa delle Misure di prevenzione personali e patrimoniali, il servizio controllo del territorio, appunto che coordina tutte le parti, le, le volanti che voi vedete sul territorio, tutte le parti prevenzione crimine e le sale operative, e il servizio Polizia Scientifica, che appunto coordina tutti i gabinetti interregionali eh, presenti sul territorio. Eh, su questa eh, particolare materia di cui parliamo oggi, eh, va detto che eh, la Polizia di Stato eh, mi posso diciamo, vantare del fatto che eh, anticipa sempre eh, un po' i tempi eh, rispetto a, al, agli eventi che accadono. Lo è stato per queste materie in particolare già con l'introduzione del corpo di polizia femminile fin dagli anni Sessanta, un corpo di polizia femminile che era dedicato proprio al contrasto, alla prevenzione, eh, proprio dei, ehm, verso i reati eh, di prostituzione e violenza di genere, perché all'epoca non si chiamava violenza di genere. Ma erano eh, comunque lo stesso tipo di reati, cosci del fatto che di fronte a determinati eventi, eh, come si poteva combattere, voi immaginate, la prostituzione negli anni 60, c'era bisogno comunque di un approccio diverso a questo tipo di materia. Dopodiché, eh, nel 1998, oltre a essere istituite presso le squadre mobili anche le, ehm, eh, le sezioni, appunto che si, occupa, che si occupano ancora oggi di eh, violenza di genere, sono state anche istituite le sezioni che si occupano di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. E, mh, queste sezioni poi si sono viste ampliate nelle competenze anche con la creazione proprio dei veri e propri uffici immigrazione nel 2001. E in particolare all'interno di questo servizio di questa direzione centrale opera appunto il servizio centrale operativo della direzione appunto centrale anticrimine che supporta ove necessario e ove necessario svolge appunto in modo diretto le attività investigative nei confronti di tutte quelle organizzazioni criminali che poi noi notiamo essere dedite appunto a reati di tratta. E vengono avviate anche delle strategie proprio di contrasto dedicate che eh, comprendono proprio anche il rafforzamento eh, a livello internazionale con le, la cooperazione con le altre forze di polizia. E, peraltro con l'assenso dell'autorità giudiziaria c'è appunto anche un raffronto con quanto emerge dalle indagini svolte dagli altri paesi. Ora eh, io faccio scorrere eh, velocemente queste, queste slide mh, per dirvi che appunto eh, sono state intensificate comunque attraverso tutta una serie di accordi eh, a livello europeo e internazionale eh, affinché la cooperazione investigativa tra forze di polizia, visto che il tipo di reato è un reato trasnazionale, appunto fosse tale che potesse essere consentito anche il flusso di denaro oltre all'identificazione delle vittime che vengono dagli altri paesi in ambito europeo tenuto conto poi dell'importanza della cooperazione investigativa appunto con i paesi membri dell'Unione Europea il servizio centrale operativo intrattiene proprio uno scambio informativo attraverso l'Europol, ehm, proprio partecipando a una serie di iniziative che si chiamano European Migrant and Smuggling Center e contribuisce poi a degli specifici progetti di analisi e per la tratta, si chiama Phoenix, eh, Migrant Smuggling per il contrasto e il favoreggiamento appunto dell'immigrazione clandestina. E, mh, sono tuttora operativi poi una serie di progetti europei in ambito impact. Eh, relativi poi a, a una serie di priorità che riguardano sempre l'immigrazione clandestina e di conseguenza anche la tratta, eh, dove il servizio centrale operativo è anche co-driver insieme all'Austria e alla Grecia eh, per tutto il quadriennio 2018-2021 e, e, e consente anche di eh, veicolare una serie di indagini eh, sulle principali direttrici migratorie e migliorare sempre la cooperazione di polizia con questi paesi. Um, un breve cenno a quelle che sono le strategie di contrasto alla tratta di esseri umani. Allora, um, scusate, vado avanti con le slide. Allora, uh, questa serie di slide uh, sono uh, dei punti di riferimento sulla normativa uh, adottata dall'Italia. Eh, va fatta una premessa, lo sfruttamento e il favoreggiamento eh, della prostituzione sono attualmente considerati eh, accanto al narcotraffico e alla contraffazione eh, su scala mondiale tra eh, i business più remunerativi, eh, gestiti appunto dalle organizzazioni, dalle organizzazioni criminali transnazionali eh, che operano eh, nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e nella tratta degli esseri umani. La prostituzione in Italia, come abbiamo detto in più di una circostanza durante questa serata, la prostituzione in Italia è largamente diffusa e non esiste una legge che ne sancisce l'illegalità. Nella pratica, la legge Merlin punisce penalmente lo sfruttamento e il favoreggiamento del meretricio e l'esercizio del meretricio all'interno di ambienti che all'epoca venivano chiamate appunto casi di tolleranza. Eh, L'articolo 600 del codice penale è stato introdotto per vietare appunto lo sfruttamento della prostituzione minorile. E, mh, ora va eh, specificata una cosa, eh, cosa si intende invece dopo che abbiamo visto come eh, la legge italiana definisce la prostituzione e come la sanziona? Eh, cosa si intende per tratta di esseri umani invece? Per tratta di esseri umani deve essere chiaro che si intende quello spostamento attraverso l'uso della forza o dell'inganno di una persona in un luogo diverso da quello dove essa risiede, ai fini dello sfruttamento sessuale, lavorativo, economico e legale, dell'accattonaggio e del traffico di organi. Eh, quindi secondo eh, il protocollo contro la tratta di persone che è, è stato adottato in Italia, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento e l'accoglienza che vengono forniti appunto a, a queste persone tramite eh, il ricorso alla minaccia di ricorrere alla forza. O altre forme di coercizione o tramite rapimento, come abbiamo sentito la testimonianza poco fa, la frode, l'inganno, eh, l'abuso di potere, eh, l'abuso anche della potenziale eh, situazione di vulnerabilità del soggetto che si è di fronte, o tramite promessa o discussione di somme di denaro, insomma eh, tutte queste caratteristiche eh, indicano la tratta con lo scopo dello sfruttamento sessuale. E lo sfruttamento sessuale significa sfruttamento sessuale, sì, ma sfruttamento della prostituzione, eh, sfruttamento anche per i lavori o i servizi forzati, la riduzione schiavitù o, o pratiche simili alla schiavitù, eh, la servitù o addirittura purtroppo anche l'espianto di organi. Eh, come vedete in questa slide la normativa si è adeguata poi appunto alla Convenzione di Palermo eh, del 2000. Eh, che appunto ha modificato i reati di tratta eh, che sono stati appunto introdotti dalla legge eh, 2 luglio del 2010, eh, la, la 108, appunto, che ha ehm, ratificato la Convenzione di Varsavia. Eh, infatti, appunto, con eh, la legge del 2006 che ha ratificato le, sia uh, ratifica di delle convenzioni dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, poi è stata introdotta la definizione di reato transnazionale ed è una definizione molto importante. Perché? Perché eh, le fattispecie penali eh, che riguardano il fenomeno di tratta appunto sono state integrate. Con il delitto di intermediazione illecito e sfruttamento del lavoro. Ma si tratta di un delitto che è utile a perseguire eh, lo sfruttamento lavorativo anche quando eh, non vi sia lo stato di soggezione continuativa, che è normalmente sottesa appunto al reato di riduzione e schiavitù. Eh, e que questa è una definizione molto, eh, molto importante da sottolineare. Eh, poi io ecco, ho, ho messo altri riferimenti eh, normativi all'interno di questo contributo adesso visto l'orario magari di salto eh, perché ve li lascio è importante però, eh, volevo soffermarmi su questa di slide perché la direzione centrale anticrimine eh, della Polizia di Stato attraverso il servizio centrale operativo partecipa alla cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità e peraltro, essendo stati sbloccati proprio recentemente eh, i fondi... Previsti dal programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale per le vittime di tratta, stiamo ricevendo effettivamente eh, numerosissime ehm, ehm, accordi, stipule di accordi che si stanno facendo a livello locale e, e in tutte le latitudini, da Reggio Emilia veramente a Reggio Calabria, eh, proprio per ehm, l'applicazione di protocolli per il contrasto e la prevenzione eh, della tratta. Ora, ehm, io ho messo qui eh, questa cartina che parla un po' ecco, del, delle, eh, quelle che chiamiamo noi le rotte. Eh, come dicevo prima, non bisogna confondere innanzitutto l'immigrazione clandestina eh, con la tratta di esseri umani. Eh, queste due fattispecie sono ben distinte, anche se, eh, come vedete poi eh, da questa piccola cartina, le rotte... Eh, in realtà le modalità di ingresso eh, nel territorio eh, nazionale sono tendenzialmente assimilabili. Eh, quindi è, è importante chiarire, perché ho, ho visto che eh, lo, lo chiariva benissimo anche il collega francese, si ha il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quando è il fine ultimo ehm, è del traffico è il raggiungimento del paese. Di ultima destinazione si è invece la tratta di esseri umani quando il trasferimento nel paese di destinazione è finalizzato ad un successivo sfruttamento del migrante. Questi due fenomeni in Italia, non fosse altro per la conformazione fisica proprio dell'Italia, sono strettamente correlati. Anche se le vittime della tratta degli esseri umani eh, non necessariamente a volte coincidono con i migranti illegali. Però entrambi i traffici eh, evidenziano eh, la vocazione transnazionale di cui parlavamo prima, quindi con organizzazioni criminali che spesso hanno proprio dei loro vertici, eh, hanno dei referenti nelle nazioni d'origine eh, o comunque sono all'estero, dai paesi che voi vedete indicati con le frecce. Non sempre è facile distinguere il migrante illegale. Dalla vittima di tratta, in quanto le strutture organizzative dei sodalizi criminali sono spesso articolate su livelli operativi integrati. E, da alcuni anni assistiamo a degli spostamenti di migranti molto imponenti verso i confini italiani ed europei, che sono provocati poi soprattutto anche da conflitti eh, locali da condizioni sociopolitiche precarie, da carenze economiche, insomma, abbastanza scarte nei paesi d'origine. Eh, per la particolarità eh, del tipo di flusso si sta parlando negli ultimi tempi anche di migrazioni con flussi misti, eh, proprio perché sono costituite sia da rifugiati che da migranti economici, particolarmente vulnerabili a entrambi, eh, soprattutto allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani. Proprio a a causa della, delle condizioni in, in cui poi avvengono queste, queste diaspore, i ehm, migranti si trovano in situazioni di irregolarità che non permettono loro eh, un accesso al mercato regolare del lavoro e coloro che non hanno avuto accesso alla protezione internazionale potrebbero poi trovarsi costretti. A, eh, in situazioni di sfruttamento, ehm, ma non è da escludere poi che eh, neanche per quelli cui è stato riconosciuto tale diritto, che potrebbero essere costretti a restituire i consistenti debiti di cui adesso parleremo, contratti con chi organizza il viaggio. In Italia il fenomeno della tratta interessa prevalentemente comunque sia come vittime eh, che come trafficanti. Normalmente persone provenienti eh, dall'area nordafricana e subsahariana, ehm, eh, in particolare eh, dalla Nigeria. Stando a quanto emerso comunque da alcune recenti inchieste, eh, coordinate da diverse procure distrettuali, il trafficante eh, delle vittime di tratta è parte di una rete criminale transnazionale eh, radicata nei paesi d'origine e con, appunto, come dicevo prima, caratterizzati da una realtà estremamente, estremamente, povera. La particolare comunque conformazione, appunto, di cui stavo parlando, del nostro paese ha fatto sì che nel tempo abbia rappresentato una sorta di prima linea proprio europea, una specie di avamposto dell'immigrazione clandestina. Ed è stata investita da flussi migratori eh, sempre più consistenti eh, dalla Nigeria, come vediamo nella cartina, dalla costa d'Avorio, eh, ma anche dal Sudan, dall'Etiopia, dalla Somalia, e poi dalla parte occidentale, Afghanistan, Iran, Iraq, eh, Pakistan, Bangladesh, ehm. dopodiché c'è anche tutto il blocco eh, balcanico che. Ehm, è composto appunto dall'Albania, dal Montenegro, dal Kosovo, dalla Romania, dalla Bulgaria. Ehm, ora, eh, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani eh, con la scia di questi eh, reati satellite, eh, come ho detto in premessa, è oggi uno dei principali e più renominativi business appunto eh, insieme al narcotraffico e alla contraffazione su scala mondiale. Eh, gestita appunto da queste organizzazioni. Eh, le dinamiche eh, dei flussi migratori, eh, come dicevo prima, appunto variano eh, nel tempo in funzione anche dei diversi tipi di crisi eh, del paese di provenienza, e, ma anche dall'attività di contrasto sviluppata dallo stato di transito. Come vedete lì, c'è scritto appunto Paesi di transito, e, e il mutato assetto purtroppo internazionale eh, tra i dispositivi di ricerca, di soccorso di accoglienza dei migranti e dei profughi e le diverse politiche migratorie, poi che sono state assunte da alcuni paesi, hanno contribuito purtroppo a determinate eh, le variazioni di questi flussi migratori. Eh, e quindi questo quadro di riferimento è soggetto a delle de variazioni rilevanti. E anche con un riferimento temporale piuttosto breve. E, come dicevo, appunto, è un settore eh, particolarmente remunerativo. È quasi esclusivamente eh, composto eh, nell'affare di rete criminale proprio da cittadini stranieri. E il motivo per cui è composto principalmente da cittadini e stranieri è legato al profilo transnazionale del tipo di illecito vero e proprio, alla necessità anche di possedere delle giuste competenze linguistico-culturali per approcciare ed essere approcciato dai migranti quando si trovano appunto sul territorio. Ehm... Questi sodalizi criminali sono strutturati in vere e proprie cellule eh, che operano appunto nei singoli eh, paesi interessati alla filiera criminale, e, e ogni eh, tipo di cellula interviene all'occorrenza occupandosi ehm, di una determinata fase che caratterizza appunto la tratta. Quindi parliamo di reclutamento nel paese d'origine, di organizzazione del viaggio. Per esempio, nel caso dei paesi subsahariani, fino alla Libia per attraversare appunto l'area subsahariana, di un concentramento in luoghi sicuri in attesa di raggiungere poi il sito, il porto di partenza, del trasporto via mare verso le coste italiane e di uno smissamento e di uno sfruttamento all'interno del paese di destinazione finale. Quindi guardate che tipo di organizzazione eh, forte che c'è. Eh, quindi è un vero e proprio network criminale che ehm, non sempre è appartenente a, proprio alla stessa cellula. Ci sono diverse cellule, le, le indagini ci hanno portato a scoprire questo, ci sono diverse cellule che interagiscono tra loro all'occorrenza e operano eh, in modi diversi in base alla possibilità economica della vittima, in base alla località di partenza, in base alle leggi di transito dello Stato appunto attraverso cui passano e anche in base alle modalità di controllo delle forze dell'ordine. Eh, le investigazioni che abbiamo svolto fino ad oggi hanno evidenziato che gli appartenenti a questi servizi eh, sono delle vere e proprie associazioni criminali che sono dedite... A una serie di eh, reati e si avvalgono dell'intimidazione impongono assoggettamento e omertà alle vittime vittime che mh, per ora statisticamente per lo più hanno eh, provengono dalla nigeria e dalla libia eh, lì sono soliti eh, reclutare delle giovani nigeriane anche minorenni eh, direttamente con delle false promesse di lavoro, ma poi vedremo quali sono le modalità di reclutamento, ehm, recentemente anche attraverso internet. Eh, queste vittime, appunto, una volta che hanno raggiunto eh, la Libia, vengono, trodo, eh, vengono introdotte clandestinamente in Italia e lì, qui costrette con eh, minacce, violenze fisiche, violenze psicologiche. Eh, I famosi ridi Voodoo ad esercitare eh, il meretricio eh, lungo le nostre strade, purtroppo, sotto lo stretto controllo di queste organizzazioni. Eh, queste donne, eh, dall'indagine, emerso, che sono state spesso costrette anche ad assumere farmaci e alcol, eh, gli viene impedito di rimpatriare oppure di ricorrere anche all'autorità di polizia, ai servizi di assistenza. Eh, per non parlare poi di quelle che sono le violenze che riguardano l'aspetto fisico eh, oltre a quello psicologico, eh, addirittura in alcuni casi le vittime ci hanno raccontato di essere state costrette anche ad abortire clandestinamente e eh, ovviamente in modo non consenziente. E questo per dire ecco, un, un escursus sui, eh, questi, eh, su questi sodalizi. Ora, ehm, eh, anche qui è un escursus sull'abolizione del regolamento della regolamentazione appunto della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, ma della legge Berlino appunto ne avevamo accennato prima. E, ehm, e qui ecco ci sono una serie di osservazioni come negli anni appunto eh, eh, come ho detto finora, ecco come eh, sia connesso il fenomeno dell'immigrazione alla tratta degli esseri umani, quindi a questo business ben gestito dalla criminalità che eh, spesso ha di origine estera, appunto è andata sostitu a sostituire la tradizionale eh, figura proprio del protettore. Ehm, qui vengono indicati i fattori eh, di rischio e ehm, vi vorrei immediatamente dire che... Eh, nei fattori di rischio un elemento emergente eh, dall'analisi investigativa di questi fenomeni di questo fenomeno in generale è costituito appunto dalle modalità di ingaggio ehm, che appunto eh, la, la stessa modalità di ingaggio si calibra in base proprio alla eh, condizione di sudditanza o meno eh, delle vittime che a volte sono eh, totali nei confronti dei loro sfruttatori Ora, eh, dalle indagini svolte è emerso quindi che nei primi anni 90 eh, le vittime venivano reclutate in una maniera particolarmente violenta, così come la testimone che abbiamo sentito prima raccontava, cioè quelli sono fatti reali purtroppo. Eh, non sempre appunto quindi lasciavano il paese eh, di origine con la semplice promessa del lavoro, venivano letteralmente sequestrate. E costretta a costituirsi in Italia. Eh, sempre come risulta dai racconti delle vittime, invece attualmente eh, le modalità sono cambiate proprio per la diffusione anche dell'informazione che c'è stata e adesso eh, si trovano diciamo, a seguire normalmente le persone, in ehm, ger gergo tecnico vengono chiamate eh, lover boy, cioè dei soggetti che eh, simulano veramente un innamoramento. Eh, le attirano con una falsa prospettiva di lavoro. Addirittura, eh, in alcuni casi, queste donne sono anche coscienti del fatto che una volta arrivate in Italia eserciteranno la prostituzione, ma sono convinte che eh, gli casi di questa prostituzione siano loro e personali. Le modalità eh, con cui poi appunto i trafficanti controllano le vittime sono diverse proprio in base al paese di provenienza. Quindi abbiamo nel caso uh, di chi proviene dalla Nigeria, abbiamo i voodoo, eh, sempre per chi proviene dalla Nigeria, ma adesso è una modalità applicata anche per le vittime di tratta provenienti dalla Romania, abbiamo il ricatto familiare. Per esempio le vittime vengono fotografate eh, sulla strada e minacciate eh, di rilevare la, rilevare la loro occupazione anche alle famiglie eh, che stanno in Nigeria o in Albania. Eh, C'è il brain, cosiddetto brainwashing, cioè le vittime sono eh, convinte eh, proprio che il ricorso all'autorità gli potrebbe eh, portare più problemi a livello giudiziario che tutela, eh, subiscono una serie di minacce e violenze fisiche e psicologiche, psicologiche molto forti, appunto al fine di eh, convincerle a praticare il meretricio. E, oltre a fatto sempre come dicevo anche prima l'assunzione di eh, alcol e eh, di eh, sostanze stupefacenti e, addirittura eh, da un'indagine emerso che eh, alla fine di quella che viene in modo terribile chiamata carriera professionale eh, eh, a volte vengono addirittura vendute come merce per matrimoni di comodo eh, oppure vendute addirittura a un'altra organizzazione eh, criminale. E, mh, accanto all'inganno e alle violenze, alle minacce esercitate appunto eh, dal trafficante sulla vittima, eh, un fattore di eh, vulnerabilità eh, che è decisivo per il migrante è il debito che hanno contratto. Eh, perché mh, la necessità di restituirlo quanto prima a chi gli ha finanziato questo viaggio ehm, lo spinge, spinge poi il migrante ad essere sfruttato in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi nel caso delle eh, donne nigeriane ehm, sono stati appunto evidenziati dei meccanismi di tipo usurario che eh, le costringono a consegnare somme di denaro. Eh, sempre più alte poi nel tempo perché diventa proprio un prestito a tassi usurari. Eh, Lingaggio eh, per debito, ecco io l'ho, eh, ecco qui c'è la, la definizione di cui vi parlavo. Ehm, Un'altra forma di ingaggio eh, particolarmente violenta è quella appunto che avviene per sequestro, eh, particolarmente diffusa nelle consorterie criminali albanesi, come raccontava la testimone prima, si sta estendendo anche alle consorterie cinesi, questa è una cosa che è emersa nelle ultime indagini. E quindi si accompagna spesso all'inganno praticato anche da amici o parenti che sottraggono eh, le donne alle proprie famiglie e, con l'uso delle armi e della violenza, eh, con minacce di ritorsione ai danni delle famiglie. Ehm, anche in questo caso alcune cittadine irbanesi, sempre dalle indagini, emerso, che sono state eh, cedute eh, ai trafficanti, a volte purtroppo anche dai familiari stessi. Eh, in cambio di una percentuale sulla, sui proventi dello sfruttamento, una cosa penso veramente terribile. Quindi, come dicevo, le modalità di ingaggio evidenziano eh, molto chiaramente queste condizioni di sudditanza. Totale delle vittime rispetto ai loro sfruttatori. Eh, L'ingaggio per inganno è recentemente emerso, soprattutto nel sistema adottato dai paesi dell'est dell Europa, eh, mentre eh, le vittime, sempre provenienti da questi paesi, vengono eh, eh, recentemente anche reclutate attraverso le agenzie di mediazione per il lavoro eh, perché poi vedete che. Eh, noi conosciamo eh, storie che si evolvono nel tempo in base poi all'azione di contrasto, quindi è un po' a correre dietro eh, le forme di reclutamento eh, che, che si modificano purtroppo eh, nel tempo. Eh, recentemente quindi sono emerse m, forme di reclutamento attraverso agenzie di mediazione per il lavoro e anche agenzie matrimoniali o annunci che pubblicizzano queste offerte eh, di lavoro. E questa modalità di reclutamento attraverso l'inganno di queste false prospettive eh, prevede anche l'utilizzo di un documento di comodo, poi eh, la dichiarazione di ospitalità eh, di qualcuno che risiede qua in Italia, promesse di lavoro, ehm, con cui viene prospettata diciamo, alla vittima una forma di emigrazione regolare. E quindi ad essere ingannati normalmente sono in due: da un lato la giovane donna che è destinata al mercato della prostituzione, dall'altra quando non sono complici, anche i soggetti che hanno inviato eh, la documentazione necessaria, presenti qua in Italia. Eh, ripeto, in alcune circostanze, alcune di queste donne eh, venivano in Italia convinte di poter eh, comunque eh, praticare il meretrice autonom autonomamente. Eh, vi ho parlato quindi dell'overboy, eh, ve l'ho già citato. Eh, un cenno particolare va fatto alla criminalità romena perché eh, sta in, eh, ha iniziato ad avere negli ultimi anni il controllo di una grande fetta eh, del mercato della prostituzione, in quanto eh, da tempo ha cominciato a eh, dedicarsi proprio allo sfruttamento. Eh, di donne che provengono sì dall'Est Europa, ma non solo dalla Romania, anche dall'Ucraina, dalla Macedonia, dalla Bielorussia. Io vedo una, una cosa che lampeggia, non so se forse mi dovete dire qualcosa. Non lo so. no, dottoressa Pontino, non so se può avviarsi alla conclusione perché siamo purtroppo andati un, Oddio, po, lunghi. No, so che... andati un po' lunghi. Allora, al volo no, no. vi commento alcuni dati. Io ho inserito qua alcuni dati che riguardano le vittime di tratta distinte per forme di sfruttamento. Questo è un lavoro fatto eh, recentemente proprio dalla Commissione europea. Questo per far vedere poi che in base al, ehm, al sesso e, al, e all'età eh, le vittime di tratta sono destinate a... Ehm, Tipi di sfruttamento diversi. Come potete vedere, per esempio, più la donna eh, è giovane, e, o comunque la vittima è di sesso femminile, eh, il tipo di sfruttamento è quello sessuale. Segue poi lo sfruttamento lavorativo, ma con una percentuale abbastanza bassa per le donne di maggiori dei 18 anni. Si aggira intorno al 20% per le ragazze, una, altri tipi di sfruttamento sono irrisori, eh, mentre come potete vedere è molto diverso per quanto riguarda gli uomini, dove lo sfruttamento è tipicamente lavorativo, ma è presente purtroppo negli uomini eh, anche maggiori di 18 anni eh, una percentuale che è dedicata al commercio degli organi vitali, che è un, una pratica eh, terribile. Sempre dalla fonte antitratta ho inserito un grafico che contiene la, la seconda mappatura che c'è stata eh, in Italia sulla prostituzione su strada, eh, quindi la provenienza delle donne dedicate a questa attività e, e questa è una distinzione per eh, sesso eh, con transgender donne e uomini. E, mh, eh, vabbè, salto questa parte qua, eh, questo è una, un grafico che parla del, dell'andamento eh, de, delle segnalazioni all'autorità giudiziaria, questo, qui parliamo di operazioni portate a termine appunto da, dalle forze di polizia per i tre distinti reati che sono riduzione e mantenimento di schiavitù, la tratta e l'acquisto delle nazioni di schiavi ricordiamoci che sono tutti reati che hanno pene che variano 8-20 anni per il 600 e il 602 per la tratta dagli, dai 3 ai 10 anni e una distinzione anche per la nazionalità delle vittime di tratta e delle vittime di sfruttamento della prostituzione. Io mi dispiace se adesso corro un attimino nel, nel definire questi grafici, che spero vi possano comunque essere utili per far comprendere come. Tra le vittime di tratta nel 2020 eh, la provenienza maggiore oggettivamente era quella delle ragazze nigeriane, tra le vittime di tratta per sesso ed età eh, ovviamente eh, le donne. Ehm, questa è una fonte sugli autori invece, eh, i presunti autori eh, di tratta, eh, la maggior parte dei nigeriani purtroppo vedete che c'è anche un'alta percentuale di italiani, non, non è da sottovalutare quell'11% e le cittadinanze dei presuntatori di sfruttamento della prostituzione invece, dove anche qui l'Italia ha una fetta di percentuale abbastanza alta che è del 32%, scendono invece per lo sfruttamento della prostituzione, dove per sfruttamento della prostituzione, noi parliamo di legge Berlin, scendono invece romeni e nigeriani. Um, questi sono una serie di dati eh, sugli sbarchi. Io ho inserito all'interno di queste slide um, tre recentissime operazioni dove, ehm, per esempio nel caso dell'operazione Signal, ehm, eh, vedrete ve la lascio, però in è stata scoperta praticamente questa operazione ha dato la possibilità di scoprire una vera e propria suddivisione gerarchica. L'importanza di queste operazioni, della disarticolazione di queste associazioni è comprendere come si radicano queste, questi sodalizi, ma anche come sono strutturati. Eh, in questo caso appunto l'importanza eh, di questa operazione è, è che è stata scoperta appunto la suddivisione gerarchica eh, dell'organizzazione dell criminale, mentre per quanto riguarda l'operazione eh, di, ehm, di questa 22enne che è riuscita a fuggire, eh, questa donna effettivamente aveva eh, subito eh, delle eh, violenze terribili, appunto tale che aveva tentato il suicidio con il detersivo pur di, di fuggire da questa situazione. E, grazie a questo tentativo di suicidio, poi, finendo in ospedale, è riuscita a raccontare appunto agli operatori quello che era successo. Io eh, vado molto veloce su questa parte. Mi volevo soffermare su questo corso di formazione con simulazione dal vivo. Perché voglio soffermarmi su questo? Questo corso per noi è stato particolarmente importante perché è quello che ha modificato, poi eh, nel tempo anche la possibilità non solo di scoprire. Eh, la commissione di questi reati, ma soprattutto mh, ha dato la possibilità alle vittime di tratta di parlarci, perché quello che accadeva anni fa era eh, l'impossibilità di riuscire a creare un colloquio con queste donne proprio perché facevano il cosiddetto lavaggio del cervello, cioè le convincevano che non avrebbero mai avuto la corretta assistenza né dalle forze di polizia né dai servizi di assistenza. Quindi queste donne non si rivolgevano mai a noi. Invece, l'approccio multiagenzia, proprio nella fase dello sbarco e nella fase eh, del eh, ritrovare i soggetti sul territorio nazionale, ha consentito di calibrare i colloqui con queste donne nelle, con le modalità migliori. Ora, che cosa, eh, è riuscito, eh, che cosa, qual è l'importanza di, eh, di questa esperienza? Praticamente è stato fatto una specie di teatro virtuale. Eh, voi vedete eh, la foto con questi tre operatori, sono eh, poliziotti, eh, assistenti sociali, mediatori culturali e una finta vittima di tratta. Quindi la modalità d'approccio, la modalità di colloquio nei confronti di queste persone è stata veramente la chiave di, mh, per svoltare sia le indagini sia la prevenzione, perché noi siamo riusciti ad arrivare molto prima. Molto prima rispetto a quello che accadeva in passato, nel contrasto appunto a, a questo terribile reato. Io spero che. Aspetti, che chiudo, interrompo la. No, eh, grazie condizione. dottoressa Contino. Io eh, ormai l'ha tolta, però le avrei chiesto altrimenti di tornare sulla grafica in cui c'era il sì. totale delle vittime di tratta, perché quello mi sembra un dato. Molto importante se, se la può recuperare, sì. magari diamo un momento di attenzione a questo, perché um, dico questo, perché spesso Quella allora, mi diceva questa? Oh. Quella in cui c'è il totale delle vittime di tratta ripartito tra uomini e donne, indipendentemente, diciamo, dalle, dalle finalità, o non so se sono espresse anche le finalità nella tratta. Sì. Allora, no, questi sono i totali, perché la norma bancaria non sente di Non la vedo, siamo in modo di, di condividerla. Non la sto condividendo. Non si vede? No, sullo schermo non c'è. Oddio aspetti, eh. Allora. Comunque è un dato particolarmente importante perché soprattutto nel Parlamento. Eh, ci si concentra molto sulla, sul caporalato e sul tema dello sfruttamento, dello sfruttamento a nero, naturalmente. Adesso credo... lo vede? Sì. Ok. Credo fosse la torta, non so se ritrova la torta dove c'erano uomini e donne. Questa è la cittadinanza degli autori, forse erano un pochettino prima. Questa sarà la mappatura, la provenienza. Questa forse? Forse questa. Questi sì. sono il totale, questi anelli indicano il totale delle vittime di tratta, e vediamo è importante. Intanto, chiaramente le donne sono sempre per l'81% dei casi eh, le donne sopra i 18 anni. Eh, sì, ragazzi, c'era una distinzione. Che io avevo fatto anche sull'80% delle vittime di tratta, appunto che in maggioranza sono donne. Eh, questo e... non è un dato da sottovalutare, eh. cioè il fatto che l'80% del totale delle vittime di tratta siano donne mi induce a pensare che in Parlamento, soprattutto, abbiamo come dire un, un problema di messa a fuoco perché ci si è concentrati molto, per quanto naturalmente il problema non è affatto debellato. Sul tema del caporalato e dello sfruttamento del lavora, dei lavoratori a nero, specie nei, nei campi insomma agricoli, tralasciando del tutto il fatto che l'80% delle persone trafficate sono di sesso femminile, quindi potremmo affermare addirittura che il crimine di tratta. È, eh, è connotato dal punto di vista del genere e all'interno di questo 80% di vittime di tratta, donne, la stragrande maggioranza viene destinato al mercato dello sfruttamento sessuale. Quindi mi, mi, mi sembra diciamo, non lo so, un, un, una vista un po' eh, parziale, diciamo che è un fuoco un po' parziale sulle, sulla questione, e speriamo quindi di riuscire a, a riaggiustare. La nostra, la nostra visuale su questo tema. Ehm, io ringrazio tutti, eh, tutti i relatori e le relatrici intervenute. Ehm, naturalmente poi questo, questo webinar sarà reso disponibile anche per chi eh, voglia vederlo in un secondo momento. Vorrei chiudere eh, lasciandovi con la domanda che Stefania, la, la testimone sopravvissuta, del mercato della prostituzione aveva rivolto eh, allora dinanzi al presidente io la vorrei rivolgere a tutti noi lo stato avrà la volontà di fare leggi per fermare queste persone disumane ecco io vi lascio oggi con questo interrogativo però un'idea su cosa possiamo fare sin d'ora vorrei lanciarla ora qui Possiamo pensare di costituire una rete di parlamentari intereuropea che si prefigga proprio di raggiungere questo obiettivo per tutta l'Unione. I parlamentari tedeschi hanno già aderito a questa idea e quindi mi auguro che presto possiamo avere colleghe e colleghi di tutti gli altri paesi europei. Non esiste infatti un diritto a comprare sesso nella nostra... Costituzione. Esiste invece il principio secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona. La prostituzione è il fallimento di questo principio e non ci sarà mai piena uguaglianza tra uomo e donna finché ci sarà un uomo convinto di poter comprare una donna e che addirittura lo Stato dovrebbe agevolarlo in questo. Io ringrazio ancora tutti i relatori e le relatrici e tutti i colleghi e colleghe che sono stati collegati con noi. Magari in futuro ci saranno prossimi appuntamenti su questo tema. Grazie infinite. Grazie infinite. Grazie. Thank you. Au revoir, merci. Bye bye, thank you. Au revoir.